L'ASL 3 di Lago Negro, nell'ambito delle attività volte alla promozione della salute e alla prevenzione del fenomeno dell'alcolismo, ha organizzato la Partita del Sorriso, un quadrangolare di calcio a scopo benefico, il cui ricavato verrà utilizzato per il sostegno del volontariato del settore e per iniziative di prevenzione. Sul terreno di gioco dello stadio Nunzio Fittipaldi di Francavilla sul Sinni si sono incontrate nella prima gara il centro di riabilitazione alcologica di Chiaromonte e il centro di riabilitazione alcologica di Rivolta d'Adda, guidato in panchina dal famosissimo allenatore Emiliano Mondonico, originario della località lombarda. La gara è terminata a reti inviolate, ma i lucani hanno recriminato per un gol annullato per fuorigioco. Nella seconda partita sono scese in campo le squadre dell'ASL numero 3 del Lago Negrese e i sacerdoti della diocesi Tursi Lago Negro, ed ha visto la netta vittoria da parte dell'ASL 3 con il sonoro punteggio di 4-0, grazie alle reti messe a segno da Pitrelli, Marrone, per lui una doppietta, e Pede. In finale tutti i protagonisti, con una formazione mista che ha affrontato i giovani del centro di riabilitazione alcologica in una vincente partita che è terminata sull'1-1 nei tempi regolamentari, con le reti di Pitrelli ed il pareggio ad opera di Riccardo Riva. In precedenza Fabio Tibaldo si era fatto parare un rigore dal portiere Annunziato. La gara è terminata a reti inviolate, ma i lucani hanno recriminato per un gol annullato per fuorigioco. Nella seconda partita sono scese in campo le squadre dell'ASL numero 3 del Lago Negrese e i sacerdoti della diocesi Tursi Lago Negro, ed ha visto la netta vittoria da parte dell'ASL 3 con il sonoro punteggio di 4-0, grazie alle reti messe a segno da Pitrelli, Marrone, per lui una doppietta, e Pede. In finale tutti i protagonisti, con una formazione mista che ha affrontato i giovani del centro di riabilitazione alcologica in una vincente partita che è terminata sull'1-1 nei tempi regolamentari, con le reti di Pitrelli ed il pareggio ad opera di Riccardo Riva. In precedenza Fabio Tibaldo si era fatto parare un rigore dal portiere Annunziata. Alla lotteria dagli 11 metri sono stati decisivi gli errori di Pino Rossi e Romano Cupparo, che hanno regalato così una splendida vittoria in tutti i sensi ai ragazzi del CRA di Rivolta d'Adda e Chiaromonte. Una grande giornata per tanti motivi. Lo sport è un po', si dimostra come sempre, che serve soprattutto per far capire alla gente che esistono problemi, ma che soprattutto questi problemi si possono risolvere. Penso che la giornata di oggi è fatta proprio per dire a tutti quelli che hanno problemi con sostanze o di alcol che si possono benissimo superare, si possono benissimo vincere, si possono benissimo risolvere, si può benissimo tornare a vivere normalmente. Questo è quanto vuol dire tutta questa grande manifestazione creata veramente da gente che ha a cuore le sorti di chi per tanti motivi può aver sbagliato. Mister Mondonico, qual è il pezzo forte della sua squadra? Il pezzo forte è la voglia di non mollare mai, che è la voglia che deve essere dominante in chi vuole uscire da certe dipendenze. Bisogna che ci sia questa voglia di non mollare mai. Ogni giorno bisogna lottare contro quello che ti può al limite condizionare, che all'inizio sembra un tuo punto di forza e poi si rivela invece un punto debole, si rivela veramente un pessimo compagno di viaggio. Diciamo che questi ragazzi, lottando anche, correndo dietro un pallone, dimostrano che hanno voglia di uscire da queste dipendenze e di tornare a lottare tutti i giorni con chi al limite li vuol mettere in difficoltà. Se la rivedremo su una panchina di Serie A? Non ho mai avuto problemi di categoria. L'importante magari è trovare una panchina con della gente che ha fiducia in te. Sicuramente prima o dopo arriverà. Se non arriverà, io sono felicissimo di sedermi sulla panchina di questi ragazzi perché mi danno moltissime soddisfazioni e non sempre si vive di solo pane. Assessore Potenza, quando sono importanti iniziative del genere? Beh, innanzitutto rappresentano, diciamo, un modo per portare all'attenzione del pubblico che c'è attenzione, c'è soprattutto interesse perché certi fenomeni vengono ad essere seguiti con l'attenzione dovuta, no? Perché molte volte si trascura, si lascia, cioè quasi come responsabilità da parte di qualcuno, senza valutare gli aspetti negativi di alcuni fenomeni che poi vanno invece ad essere seguiti, curati con l'attenzione dovuta. Ecco, il centro alcologico di Chiaromonte ne è un grande esempio. Esattamente, esattamente. Poi
questa sensibilità anche di amici che vengono dall'esterno, che vengono da fuori, in questa catena di solidarietà, insomma, è una cosa molto, molto valida, molto utile, di amici magari che si interessano di altro e poi danno il loro contributo. Mi riferisco all'allenatore qua che insieme, che certamente avete interpellato, no? Quale squadra l'ha impressionato di più? Beh, ma questi della Toscana sono abbastanza, diciamo, completi, sono quasi scelti. Però c'è la squadra questa che sta vincendo 1-0, che ho visto che c'è il presidente del Francavilla che gioca, è una buona squadra.